Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo test mod. Oggi vi presento la Class Lection 780 TT, sarebbe, siamo Terra Track, abbiamo i cinguli. Devo dire, fatta anche abbastanza bene, abbiamo delle belle animazioni, c'è ancora qualcosina da sistemare, infatti anche un po' il sound non è che sia proprio il top, però per il resto devo dire che è fatta bene, molto bella, vi danno la possibilità di personalizzarla in vari modi, sia con le bandierine tedesche o di un altro stato che non so, non mi ricordo, e quindi metterla solo dietro oppure anche davanti, personalizzare diciamo un po' così i cinguli, il colore, se cinguli pieni o a raggi, nel senso come la ruota che porta il cingolo. Poi vi danno due testate, vi danno la 12 metri, la 13 metri e mezzo, quindi testate importanti e molto utili. E niente, abbiamo anche poi l'IC interno e varie cosette, quindi insomma sì, fatta bene, però è ancora una beta, diciamo. Poi harvest must be so fast, quindi siamo a posto. Abbiamo, come vedete, ho già trebbiato un po' di colza giusto per fare una prova. Allora, all'interno cabina, troviamo la possibilità di aprire le porte, però non c'è cambiamento del sound, anche l'altra porta, quindi abbiamo che passa un po' di aria. Abbiamo la possibilità di portare in avanti il volante, quindi portarla in modo da riposo. Poi abbiamo questi tre IC che ci permettono di aprire delle cosette, come potete vedere apre il vano motore, il vano qui laterale, diciamo dove c'è la scaletta, e poi apre diciamo, il coperchio della ventola dove poi c'è il radiatore. Quindi insomma hanno fatto un po' qualche animazione in più del solito, quindi magari vi fate mettere il motore Mercedes, siete del sistema della Mercedes, quindi insomma dai, qualcosina ci hanno fatto. Poi peccato che non si possa fare dall'esterno, che uno vuole vedersi magari tutta l'animazione e tutto quanto, ma niente, vi frega, dovete essere molto veloci se volete proprio vedere che si richiude. Diamo il condotto, sì, condotto O e P sono tasti vicini. Condotto appunto si apre bene, tutto quanto, nessun problema. Scarica anche bene. Andiamo a vedere, prima di provarla, le altre versioni che diciamo che ci sono. Vabbè, poi avete la possibilità di regolare il rullo come tutte le barre di tutte le trebbie. Allora, avete quella che vi ho mostrato, poi c'è la 780 con, vedete, i cinguli, chiamiamoli cinguli a raggi, poi questo pezzettino, questo stemma qua verde, oppure avete tutto pieno ma con stemma nero, mentre quella di prima che avevo io era verde, oppure i cinguli con i raggi e nero, quindi avete queste tre possibilità di scegliere le ruote. Dopo c'è la versione 777, la 7XX e 780 normale. Ovviamente avete le bandierine, vedete, cosa sei, polacche, cosa sei, non so, mi sfugge adesso. Oppure avete quella normale senza bandierine, o quindi la possibilità sia per le bandierine tedesche che queste altre qua tricolori, avete la possibilità di metterlo solo dietro oppure davanti e dietro, quindi avete la possibilità di scegliere. E dopo queste versioni qua, la 7XX e la 777, che sinceramente non conoscevo, o almeno non in maniera, o hanno fatto una qualche versione strana o cose così, ma altrimenti conoscevo la 770 e la 780 normali o TT, per il resto queste qua mi erano un po' sfuggite, anche perché non ho molto tempo. Comunque, queste sono le varie combinazioni che potete fare dal menu, diciamo, dove l'acquistate, perciò ecco. Per il resto, in fin fine non cambia niente, è solo un numero che cambia oppure l'aggiunta di qualche bandierina. Bene, vediamola all'opera. Abbiamo animazione a ventola, sfumata nera. Il sound è poco convincente perché parte in un modo, dopo sentite, non so, si trasforma, sembrerebbe anche forse un po' non fastidioso, ma non è che sia proprio il top. Qui avete le animazioni anche sulla barra,
allo store, beh, avrete visto sicuramente l'altra barra, quella da 13 metri e mezzo. Funziona, ora vediamo appunto disabilitando la paglia su scarico per terra, tanto su rimorchio, aspetta c'è il rimorchio, c'è la giusta cultura. Per il resto diciamo va bene, il sound sarebbe un po' da risistemare un attimino. Scarica o no, è un'altra cosa. E allora facciamo una bella robetta lì, grazie gioco per permettere questo. Bestia, certo che ha una pressione sta coclea, fa buttare fuori così in diagonale, ragazzi. Se fosse una realtà, si trova uno sotto, viene sommerso. Comunque dai, no, funziona tutto a posto. Cambio cultura, funziona bene, come vedete cambia la testata, si mettono le punte, chiamiamole così, e niente. Poi vabbè, avete la possibilità di richiudere la testata anteriore, quindi ripiegare le punte, il laser o le telecamere, quello che sono, per riportarla in giro. Bene ragazzi, direi che anche per questo test mod della 780 è tutto. Mi ricorda un po' il vecchio Farming, soprattutto il 13, che le utilizzavamo molto, il 15 forse un po' meno, però il 13 mi ricordo c'era anche la versione quella bianca multifruit, c'era di tutto di più. Vabbè ragazzi, niente, commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.